Ciao ragazzi, ben ritrovati. Piccola miscellanea di mercato in questo inizio di luglio con il calciomercato estivo che è ufficialmente iniziato con il nuovo allenatore del Torino, Paolo Vanoli, che si è insediato a Torino e pare abbia già avuto un primo summit di persona con Davide Vagnati per capire quali possono essere le strategie di quest'estate. Sicuramente sarà un mercato come al solito complicato per tempistiche, per disponibilità economiche, quindi è inutile che ogni volta lo rimarchiamo e lo sottolineiamo. Questa è la realtà e su questa dobbiamo ragionare, non su quello che ci piacerebbe ma su quello che è. Quindi cerchiamo di essere per favore costruttivi, cerchiamo di appunto ragionare su quello che è fattibile e non ci saranno stravolgimenti, non ci saranno rivoluzioni per certi versi, mi verrebbe da dire peccato, perché questo col cambio di allenatore era un buon momento per far fuori un po' di gente a fine ciclo in questa rosa, ma ecco, non sarà così, per cui mettiamocela via e l'alternativa è smettere di seguire tutto, perché non è che ci sono altre possibilità. Detto questo, prima di cominciare vi chiedo per favore di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di attivare la campana degli aggiornamenti, di lasciare un like al video e di seguirmi sui miei canali social che vi lascio qua sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate il link per comprare maglie calcio a basso prezzo, maglie calcio Italy su Instagram, tantissima roba nuova di qualità a prezzi estremamente competitivi. Ci sono diverse proposte già per la stagione 2024-2025, in tal senso nei prossimi giorni dovrebbe arrivarmi qualcosa da farvi vedere. Voi nel frattempo seguiteli su Instagram, contattateli, chiedete insomma informazioni se volete qualcosa in particolare, e lo staff di Maglia Calcio Italy sarà molto disponibile nel seguirvi e nel consigliarvi. Se comprate qualcosa non dimenticatevi di utilizzare il mio codice sconto 10% falso 9. Partiamo quindi, ecco, torniamo a bomba sul discorso mercato. Un piccolo accenno a quelli che non sono più giocatori del Torino e che il primo luglio sono andati ufficialmente in svincolo. Ce ne sono tre. Il primo è Riccardo Rodriguez, attualmente impegnato agli europei con la sua nazionale, la Svizzera, che tra l'altro ha recentemente eliminato l'Italia, e Rodriguez ha sfoderato una prestazione di assoluto spessore. Kofi Gigi anche lascia il Torino a zero dopo diverse stagioni, è un addio in ritardo, nel senso che lui era già dato in scadenza lo scorso anno, poi si è deciso di tenerlo, e anche Luca Gemello, che quindi dopo diverso tempo lascia ufficialmente il Torino e può accasarsi a parametro zero da qualche altra parte. Su Rodriguez secondo me c'è poco da dire, si poteva pensare di tenerlo, su questo sono d'accordo, ma almeno da quello che ci è stato raccontato le sue richieste erano estremamente alte. Parliamo di un classe 1992, quindi è un giocatore che ha già superato i 30 anni e chiedeva addirittura un rinnovo con aumento, per cui non era economicamente possibile trattenerlo. Si perde sicuramente un uomo spogliatoio importante, però è anche vero che non si perde un fenomeno inteso come calciatore irrinunciabile. Se si lavora in un certo modo, Rodriguez è perfettamente sostituibile, a maggior ragione sostituibile Gigi. Gigi non doveva essere al Toro dall'anno scorso, sarebbe dovuto essere liberato, ma come al solito questa società ha deciso di non decidere, ascoltando i consigli anche dell'ex allenatore, che su Gigi ha preso una toppa grande come una casa. Gigi quest'anno sostanzialmente non è mai stato disponibile, si è curato spesato dal Toro, ed è giusto così, perché quando fai certe scelte è giusto anche che le paghi. Inutile dire che l'anno scorso da queste parti si era caldamente consigliato alla società di non tenerlo e di guardarsi attorno, ma ovviamente quando si decide di non toccare, di non fare, di non scegliere, si pensa che sia più facile non sbagliare, e invece con Gigi abbiamo visto com'è andata. Su Gemello non aggiungo altro, è un portiere a cui si può tranquillamente rinunciare, peccato perché poteva essere una soluzione in casa a zero. Nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa non ha fornito buone prestazioni, mi rimane sempre il dubbio che, così come tutti gli altri giocatori impiegati poco, avesse bisogno un po' più di fiducia e continuità. Vedremo eventualmente nella nuova società dove andrà, quanto verrà impiegato e che rendimento avrà. Poi
In queste ore si sta parlando del rinnovo di Vojvoda e mi viene da collegare il tutto al discorso Gigi. Vuol dire che non impariamo mai dai nostri errori. La situazione Vojvoda è quella di un giocatore in scadenza 2025 che anche lui a Torino ha ampiamente fatto il suo tempo. Tanto è vero che chi per ora va per ora alla causa del rinnovo sì ed è quindi favorevole al fatto che il contratto di Vojvoda venga allungato, come scusa dice: ah, ma se piace al mister allora va bene. Non ci sono motivazioni tecniche, non ci sono motivazioni tattiche, anche questa cosa che Vojvoda può giocare ovunque, sì, va bene, è vero, lo abbiamo visto impiegato anche da braccetto in una difesa 3, niente di trascendentale, è un altro giocatore a cui si può tranquillamente rinunciare. Poi capisco qua anche i discorsi economici, e cioè non tanto il rinnovo quanto il fatto che con Vojvoda ti tieni in rosa un giocatore con un ingaggio ampiamente diciamo assorbibile per le casse della società, però non si può fare per tutti questo discorso, perché altrimenti capite che poi ti rimangono in casa giocatori proprio alla Vojvoda. Per cui si potrebbe pensare di allungargli il contratto e tenerlo come alternativa a destra a Bellanova? Ni, perché hai anche Lazzaro che non, è incedibile proprio per motivi di costi. Quindi Vojvoda, se decidi di tenerlo in rosa, l'allenatore ti dice: guarda, piuttosto andiamo a toccare altri ruoli, lo tieni, e però lo tieni scientemente a scadenza e lo vai a perdere a zero. Può essere anche una scelta questa, sfruttare una stagione e poi perderlo, come è successo tra l'altro per altri calciatori. Faccio notare che Vojvoda ha ceduto a 2 o 3 milioni di euro, è già una plusvalenza completa, visto che il costo del suo cartellino è stato ampiamente ammortizzato a bilancio, quindi sarebbe un giocatore paradossalmente facile da cedere anche nell'ultimo anno di mercato. La questione Ilic: si è letto di questa offerta dello Zenit da 25 milioni di euro. Io non voglio mettere in dubbio le fonti di nessuno, però cioè, se tu piazzi Ilic a una cifra del genere è circonvenzione di incapace. Facciamoci a capire, ragazzi, perché non è possibile che tu lo hai preso a 16-17, poi c'è qualche bonus così, e dopo un anno e mezzo c'è qualcuno, nello specifico sarebbe lo Zenit di San Pietroburgo, che te lo viene a pagare un tot per cento in più di quello che l'hai pagato più tu, dopo appunto 18 mesi. Non dico deludenti, ma assolutamente nella norma, nella media. È chiaro che se fosse vera una roba del genere, impacchettare e spedire subito, il giocatore sicuramente verrebbe invogliato da una offerta di stipendio più importante, magari anche del doppio, potrebbe andare a prendere sui 3 milioni netti, chiaramente condizione sine qua non per accettare un trasferimento in Russia, che al momento è proprio la periferia della periferia del calcio, perché le squadre russe hanno un embargo attualmente che non gli permette nemmeno di giocare le competizioni europee. A quella cifra lì Ilic va assolutamente ceduto, a prescindere da quello che pensa l'allenatore, però che ci sia veramente un'offerta di questo tipo la vedo veramente improbabile. Vero è che lo Zenit era già interessato al calciatore a gennaio e che sì, potrebbe tornare alla carica, magari l'interessamento è rimasto, ma si parla di 25 milioni di euro. Cioè, tu trovassi una cessione del genere, potresti addirittura pensare di tenere Buongiorno. La butto lì. Parlando di quello che è più mercato. Quindi, monitoriamo, ma vediamo. Tema portiere. Si è letto di un interesse per Gollini. Dunque, ci sono pochi portieri che io reputo dello stesso livello o inferiore a Milinkovic-Savic, uno di questi è Pierluigi Gollini. Tanto per contestualizzare, parliamo già di un classe 95, quindi un portiere che a livello anagrafico, se tu lo prendi per fare il titolare o per metterlo in concorrenza a Milinkovic-Savic, ed è uno che se però mandi in campo ti deve far subito la differenza, e Gollini non te la fa. Gollini sostanzialmente è un secondo anche di livello discreto, ma ci fermiamo lì. Sicuramente sul mercato è un possibile obiettivo, fattibile più che altro, perché oltre ad essere un classe 95, quindi anche lui deve decidere cosa fare della sua carriera, parliamo di un giocatore che rientra dal prestito dal Napoli, quindi alla casa madre, che è l'Atalanta, scadenza 2026,
attuale ingaggio 800 netti, 800 mila euro netti, quindi assolutamente morbido per le casse del Toro. Transfer Market lo valuta sui 4 milioni, non è tanto, però ecco, Gollini siamo a livello dei Terracciano, dei Montipò, gente che non ti aggiunge nulla rispetto a Savic. Piuttosto, ecco, Gollini, l'ultima stagione da titolare, aggiungo per completare il discorso, l'ha giocata all'Atalanta, ma nel 2020-2021. Quindi per altre tre stagioni è sostanzialmente sempre stata una riserva. Tottenham, poi Fiorentina e poi Napoli. Ha trovato sempre molto poco spazio. Piuttosto, ecco, se devo fare un investimento low cost per la porta, altro nome che è stato, diciamo, che è girato un po' in orbita Toro, ex calciatore di Paolo Vanoli, è Jens Jorunen. Jorunen, classe 93, quindi 2 anni in più rispetto a Gollini e 4 rispetto, in più rispetto a Savic, perché Savic è un 97, contratto in scadenza 2025, il Venezia ha un'opzione per estenderlo al 2026, ma è un portiere estremamente più completo rispetto a Gollini, molto più bravo coi piedi, molto più preciso sui rilanci, quindi sullo smistamento del pallone, anche per le giocate dirette, no? Che richiede il calcio di Vanoli. Arriva da 2 stagioni estremamente positive in Serie B al Venezia. Ha una lunga esperienza anche lui in Serie A, perché prima del Venezia giocava al Brescia. E è un portiere che in gioventù ha fatto la sua bella esperienza. Se considerate che giovanissimo fu acquistato dal Fulham, portato in Inghilterra, e in Inghilterra ha sviluppato quasi interamente la sua carriera. Poi, se non sbaglio, ha fatto un prestito in Danimarca prima di arrivare in Italia al Brescia e poi al Venezia. Jorolen, che ha una valutazione transfer market di circa 3 milioni di euro, se non sbaglio, è un portiere che invece si potrebbe pensare di prendere per fare quel discorso che si diceva prima in qualche video passato, cioè metto un potenziale titolare a fianco a Savic e gli faccio capire che a Torino l'aria è cambiata. Certo, ci va una società convinta a farlo e convinta anche dal fatto che Savic è comunque piazzabile magari su un mercato di secondo profilo, anche terzo profilo, dove però magari lui possa andare a guadagnare tanto, tipo mercati arabi, eccetera. E quindi poi ti ritrovi Joron come primo e poi si possono fare delle riflessioni anche sui due portieri da mettergli a fianco. Però visto che andranno fatti tanti interventi, al momento Joronen, che comunque ha 31 anni, quindi è vero che la carriera di un portiere è, diciamo, mediamente più lunga rispetto a quella di un calciatore di movimento, ma comunque 31 anni. Fra un paio d'anni puoi pensare di andare a investire sul portiere, se magari nel frattempo sei riuscito a mettere a posto il resto. Chiudo con una chiosa sugli attaccanti: uscirà un video a parte su due profili che sono stati accostati al Toro, ma Mayulu, uno degli attaccanti accostato in queste settimane al Toro, si è accasato in Inghilterra, in Championship al Bristol, quindi ha lasciato il Rapid Vienna per 3 milioni e mezzo di euro, e quindi direi lo tiriamo fuori dalla lista dei possibili obiettivi di mercato, di cui avevano parlato anche gli insider di mercato come Torozone, Torgol, eccetera, eccetera. Mayulu va in Inghilterra, ma è chiaro che il Toro davanti qualcosa debba farlo al netto delle uscite di Pellegri e anche Sanabria. Ma di questo appunto ne parliamo in un video a parte. Ditemi come la pensate con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ci vediamo molto presto e sempre forza Toro!